sono Elena e oggi porto 15 tipi di persone al cinema. Cioè, quello che commenta tutto ad alta voce. Lui ogni scena, qualunque cosa accada, lui la deve commentare ad alta voce, come se alle altre persone interessasse la sua opinione. E poi così non riescono nemmeno a sentire come prosegue il discorso. Infatti magari è lì che commenta la scena prima, poi dice: oh, scusa, ma cosa hai detto? Scusa, ma non ho capito. Certo che non hai capito, eri lì che parlavi e commentavi. Poi c'è la coppietta. Quando ti rendi conto che di fianco hai una coppietta, lì veramente vorresti semplicemente cambiare posto e preghi tutti i tuoi amici di fare cambio con te, perché sono veramente insopportabili, non si staccano un secondo. Non guardano il film neanche mezzo secondo e tu sei lì tipo così perché non vuoi fare il terzo incomodo e ti senti veramente a disagio, insopportabili. Poi c'è quello che mangia chili di popcorn. Lui probabilmente ha speso più soldi al bar del cinema per il popcorn che per il biglietto del film, oppure magari se li ha anche portati da casa nascosti nella borsa o nello zaino, e lui sistematicamente avrà finito i popcorn già prima dell'inizio del film, perché si sa, i tutorial d'inizio un popcorn tira l'altro e quindi dopo va e ne ricompra altri e ricompra tipo 10 sacchetti diversi di popcorn e continua a mangiare. E poi quando si alza dal suo posto per andarsene si rende conto che per terra, sul sedile, ovunque è pieno di popcorn. Poi c'è quello che ride per tutto. Lui ride rumorosamente per tutto, cioè in tutta la sala lo sentono che ride, e finché c'è la scena divertente va bene, tutti stanno ridendo, ok, ma questo qua ride per qualunque cosa, qualunque battuta stupida lui ride, qualunque cosa succede lui ride. Io non mi sorprenderei se ridesse pure per la morte del protagonista a questo punto. Poi c'è quello che si alza continuamente. Una volta deve andare al bar a prendere qualcosa, una volta deve andare in bagno, una volta deve andare a salutare il suo amico. Insomma, se tu sei seduto dietro di lui, continuerai a vedere sta ombra che passa in mezzo allo schermo ed è veramente insopportabile. Poi c'è quello che dorme. Lui magari sarebbe anche interessato al film, però boh, le poltrone del cinema gli fanno venire l'abbiocco e lui non può fare altro che dormire per tutto il film. Poi alla fine, quando i suoi amici gli dicono: ehi, ti è piaciuto il film? A lui: sì, bellissimo. Poi cerca di commentare con gli altri, ma poi ovviamente lo chiamano subito che non ha visto assolutamente nulla. Poi c'è quello che si lamenta. Lui si lamenta della gente che fa casino, di quelli che ridono, che urlano, che commentano. E il fatto è che una volta che lui inizia a lamentarsi di queste cose, si aggiunge al corretto di gente che disturba, perché anche lui ovviamente si lamenta ad alta voce per farsi sentire dalla gente che dà fastidio, e quindi si aggiunge pure la sua voce e quindi nessuno sente niente dal film. Poi c'è quello che non capisce nulla. Se tu capiti seduta vicino a lui, stai sicuro che ogni 5 secondi ti chiederà: scusa, ma cos'è successo? Non capito perché il protagonista ha fatto questa scelta. No, aspetta, ma non ho capito, ma non era di là, ma non era un'altra stanza, ma non devo prendere altro io. Basta! Poi c'è quello che sta al cellulare e non guarda il film. Magari è anche lui che ha proposto di andare a vedere quel film, ma lui non riesce a staccarsi dal cellulare. Lui è quella classica persona che in qualunque luogo la becchi è sempre attaccata al telefono, perché deve rispondere ai messaggi, deve guardare Facebook, deve rispondere alle email. Non si stacca un secondo, non alza un secondo lo sguardo da quello schermo. Quindi alla fine del film alza la testa, si rende conto di aver buttato via i soldi del biglietto. Poi c'è quello che è tutto gasato. Lui lo vedi sin da subito, da quando arriva al cinema, ancora prima di andare in biglietteria, è lì che salta da tutte le parti, che guarda i cartelloni pubblicitari che ci sono del film che deve andare a vedere, è tutto eccitato e frenetico perché non vede l'ora di vedere il film, perché magari c'è il suo attore preferito o ha letto il libro, e comunque lo riconosci subito perché è lì tutto fomentato, che saltella da tutte le parti, che vuole vedere il film. E poi è tristissimo quando lo vedi alla fine del film, che magari è rimasto deluso perché le sue aspettative erano talmente alte che il film non è riuscito a soddisfarle. Poi c'è quello che è stato costretto a vedere il film, magari è stato obbligato dalla sua ragazza ad andare a vedere un film romantico e drammatico, oppure tutti i suoi amici volevano vedere quel determinato film e lui, pur di non starsene a casa, ha deciso di andare, ed è lì che lo vedi tutto indispettito perché lui non vuole assolutamente vedere quel film e gli scoccia buttare via così 2 ore e mezza della sua vita per vedere un film che non gli interessa, e poi magari alla fine è anche quello a cui piacerà di più. Poi c'è quello che fa le recensioni. Lui è al cinema un giorno no e 3 sì. Lui prima di entrare è lì che ti dice tutto quello che sta sul film, tutto quello che hanno fatto i registi, quanto è costato, insomma tutte le cose tecniche, e poi alla fine del film è lì che commenta le scelte registiche, i costumi, le scene, il montaggio, la fotografia. Lui commenta tutto perché lui sa tutto. Lui avrebbe fatto molto molto meglio dal regista sicuramente. Poi c'è una categoria odiosissima, quelli che appoggiano i piedi sui sedili davanti, sono veramente odiosi. Questo qua magari tu te lo becchi dietro, spinge con le gambe, tu hai continuamente il sedile che va avanti e non sta fermo un secondo, e dopo un po' sbotti, cioè magari aspetti un attimo, però dopo un po' ti giri e glielo dici di smetterla perché è veramente insopportabile. Il fatto che poi magari
magari poi smette e dopo un po' ricomincia perché probabilmente neanche se ne rende conto, oppure lo fa proprio apposta. Oppure è anche odioso quando invece di spingerti semplicemente ti mettono il piede sopra, proprio dove c'hai la testa. Cioè, ma che schifo. Poi c'è quello che si commuove, e va bene, ci sono i film drammatici dove sono lì tutti che piangono, ma lui piange per qualunque cosa. Piange se il protagonista perde l'aereo, piange se il protagonista gli si rompe l'unghia. Lui poverino non può farci più niente, lui si commuove per ogni cosa, per ogni minima scena lui si commuove. E se magari hai sentito singhiozzare durante il film appena uscita dalla sala, se la persona in questione era una ragazza la riconosci subito perché avrà tutto il nero colato sulle guance. Poi c'è il lettore, lui ovviamente prima di andare a vedere il film si è letto tutto il libro e quindi in ogni scena lo sentirai continuamente dire: no, non era così, ma nel libro non andava così, ma aspetta, ma qui hanno tagliato un pezzo, questo personaggio era più nel libro perché qui l'hanno fatto morire. Insomma, criticherà ogni scelta registica perché il libro è sempre meglio del film. Cosa che, ok, nella maggior parte dei casi è vera, però non sempre, anche perché molto spesso il lettore parte molto prevenuto, e questo ammetto che spesso capita anche a me. Il lettore parte sempre prevenuto perché, avendo letto prima il libro, ha delle aspettative, soltanto che bisogna anche rendersi conto che per leggere un libro magari ci metti, non lo so, 3 giorni, invece un film deve durare 2 ore e mezza, quindi è ovvio che qualcosa lo debbano cambiare. Però lui commenterà continuamente il fatto che il libro era diverso e che il libro era migliore. Bene ragazzi, questo era 15 tipi di persone al cinema, e spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E non le vi saluto, ciao!